Oggi la giornata è iniziata molto presto, alle 7:15, già alle 6 avevamo avuto una chiamata per un soccorso, alle 7:15 abbiamo visto l'imbarcazione e era un gommone, siamo riusciti a trarre a bordo il primo centinaio di persone. Subito dopo aver fatto la prima distribuzione, abbiamo ricevuto un'altra chiamata di soccorso e questa volta abbiamo trovato due gommoni, tutti e due con più di un centinaio di persone a bordo, e quindi abbiamo iniziato le manovre per avvicinarli e poi trarli a bordo. Abbiamo avuto un caso anche particolarmente complicato, nel senso che una persona non sarebbe riuscita a salire a bordo da solo perché era in cattive condizioni di salute, quindi abbiamo dovuto imbragarlo e con un verricello portarlo a bordo. Dopodiché le persone sono state appunto rifocillate e più tardi il gruppo di coordinamento a Roma ci ha chiesto di trasbordare le persone a bordo della Guardia Costiera e di riprendere l'attività di pattugliamento, perché molto probabilmente si prevedono altri arrivi. Quindi una giornata assolutamente occupata, il team molto determinato, un po' stanco ma molto contento per la giornata di lavoro, e a bordo moltissimi sorrisi, all'inizio moltissime persone estremamente grate, ci hanno stretto la mano, abbracciato, è stato un momento molto emozionante, molti hanno pregato, alcuni cattolici e altri musulmani, e quindi è stato un momento molto forte. Quello che mi rimarrà impresso è sicuramente un uomo gambiano che ci ha raccontato la difficoltà di vivere nel suo paese, e l'unica speranza è quella di arrivare in Italia e di avere un futuro, e noi glielo auguriamo di cuore.